Allora, il tuo ritorno qui ad Anzio non è stato dei più positivi, una partita, come dicevo, col mister nel quale non ha praticamente funzionato nulla, siete andati quasi subito sotto, poi nella ripresa tolta quell'occasione iniziale dopo il rosso al vostro portiere, il 2-0 dell'Anzio, insomma non c'è stata più storia. Sì, è una di quelle partite in cui non gira niente, pensavamo di poter far meglio, ripeto, quelle partite in cui non va niente bene. Ora in settimana ricominceremo a lavorare, pensiamo a Idri a domenica, che sarà un altro ottimo test. Peccato per oggi, ci dobbiamo solo rimboccare le maniche e ripensare a lavorare la prossima settimana. Venivate da un momento tra l'altro anche molto positivo, insomma, tolta la sconfitta col Morolo avevate fatto più punti di tutti in questo girone di ritorno, cos'è che non ha funzionato oggi? Beh, ripeto quello che ho detto prima, penso tutto, dai passaggi più semplici alla cattiveria nel coordinare l'avversario, nell'impostare, nel calciare, nel dribblare. Quelle giornate storte, ti ripeto, lavoreremo ancora meglio in settimana per cercare di rifarci questo brutto risultato, insomma. Ho parlato con mister Catanzani, ha detto che uno dei fattori che poi mette anche in soggezione le squadre avversarie è le dimensioni del campo del Bruschini. Tu comunque ci hai giocato in questo campo, è stato un fattore per i tuoi compagni o comunque... Ma non lo so, comunque sì, loro il primo tempo ci venivano a prendere bene, ci hanno pressato molto bene, ci hanno messo in difficoltà, noi ci abbiamo pure avuto qualche occasione, però ti ripeto, poi... Come in tutto il giorno d'andata, noi i piccoli errori poi li paghiamo, sia di concentrazione, sia personali. Anche oggi abbiamo pagato pegno, insomma. Emozioni particolari per il ritorno ad Anzio? È vero che tu, insomma, sei stato qui pochi mesi, no. Tra l'altro in una stagione, definirla disgraziata. Io l'ho detto pure in settimana in un'altra intervista, mi ha fatto piacere rivedere qualche compagno come Simone, Rizzare, Mario, Guido, il capitano. Però emozioni particolari no, perché comunque è una partita come un'altra. Poi emozioni particolari sì, rabbia per il risultato, ecco quello forse. Questo Colleferro, se riuscisse insomma a trovare anche continuità fuori casa, probabilmente potrebbe ambire anche a fare campionati, un campionato diverso da quello che avete fatto adesso, insomma. Sì, peccato perché pure nel giorno d'andata abbiamo perso tanti punti fuori casa. Ci può stare anche perché loro oggi, cioè, una squadra che si sta a giocare a tutto, grossa squadra, ci hanno messo in difficoltà. Peccato, sì, il rollino di marcia nostro in casa è stato pressoché devastante, se vogliamo. Cercheremo anche domenica di riconfermare questa cosa per rifarci questa brutta sconfitta. A livello individuale invece tu eri arrivato, insomma, praticamente alla soglia della Serie A, anche in panchina una partita di campionato? O sì. Hai giocato in Coppa Italia anche? Sì, partita pure una panchina di Coppa Italia, di campionato. Sei ancora comunque tutto sommato giovane. Sì, vabbè, però diciamo che quello ormai non ci penso più. L'importante è il presente, quest'anno diciamo che è anche un buon campionato, per me sono arrivato a quota 10 in campionato di gol e 2 in Coppa. Cercherò di continuare così e niente, questo insomma. Colleferro, l'ipotesi di rimanere anche la prossima stagione c'è o comunque ambisci magari? Sì, no, come no, certo, Colleferro io ho trovato un ambiente straordinario, però cioè, vediamo insomma, per me ci sono tutti i presupposti di rimanere, vediamo insomma poi a fine anno quello che succederà.